Forza ragazzi, sarà dura, ma cerchiamo di non fare brutte figure. Invece ricordatevi la figuraccia che ci avete fatto fare agli europei, eh? Siete in debito con tutta la nazione, mi raccomando, forza azzurri! Ben detto. Comunque, secondo me, se... No, manco tempo. Non c'è più speranza. Allora, già non mi bastava vedere il Milan con te, ma lo scemo sono io che mi guardo pure la nazionale con te. Basta. Ho già visto abbastanza, cambia canale, metti su canale 5 che c'è Endless Love. Ma guarda, la serie turca, quella che si guarda mia suocera. Esatto, tanto che cambia, anche la nazionale ci sta facendo vedere cose turche, tanto vale guardare gli originali, no? Senti, Kemal, non cominciare, eh? Certo però ragazzi miei, c'è già sotto dopo 13 secondi, un inizio shock, speriamo stasera di non dover prendere il pallottoliere. Vallo a prendere, per noi è finita. Salteremo anche il prossimo mondiale. È la Nations League questa, cretino. Ora zitto e fammi vedere la partita. Oh, oh. Mamma mia, che gol! Un euro gol di Di Marco! Bellissimo, e che assist del nostro Sandrino! Non più nostro, purtroppo. Sarà sempre nostro Sandrino. E tra l'altro è l'unico milanista in campo stasera. Comunque stiamo giocando davvero bene, non c'è che dire. Ma d'altra parte questa nazionale è piena di giovani talenti. E poi Spalletti è un top allenatore che può portarci davvero in alto. Sì. Reteghi, mezzo per Frattesi! La... Frattesi! Francia 1, Italia 2! Meraviglia delle meraviglie! Oh, sarò sincero. Non esserlo, ti prego. Probabilmente questa è una delle nazionali più forti che abbiamo mai avuto, forse pure più di quella del 2006, eh? Eh? Ma perché? Che cosa c'ha Calafiori meno di Cannavaro? O Ricci meno di Pirlo? Oppure di Reteghi meno di Toni? Un mondiale, ecco cosa nemmeno, un mondiale. Tu e il tuo ottimismo stomachevole. E sono tre pure Raspadori, timbre il cartellino. Grazie, grazie. Finalmente si ritorna a giocare un mondiale. Stati Uniti, arriviamo! E la Nations League ancora questo mondiale. Non capisci? Dopo la prestazione sontuosa di stasera, non ci chiederanno manco di fare le qualificazioni per i prossimi mondiali. Certo, la famosa qualificazione honoris causa. Questa nazionale ce la può fare. Fare cosa? Il triplete, Nations League, europei e mondiali. Mi mancava il triplete delle nazionali. Certo che la tua deficienza tocca vertici inesplorati, però... Capisco l'entusiasmo, perché come direbbe il poeta, che sia amichevole o partita ufficiale, dare tre pere francesi è una goduria speciale. Brividi, brividi. Grazie, grazie.